direi abbastanza bene, insomma, anche se poi il risultato può far sembrare che è stato tutto facile, invece poi le partite vanno giocate, sono contento perché l'abbiamo appoggiata bene, l'abbiamo messa subito al sicuro e poi l'abbiamo anche gestita, sfiorando anche il gol in altre occasioni, quindi sono molto contento. Pochi acquisti, ammirati. Sì, ma non è detto che poi a volte comprare sempre può essere utile, così come non è detto che non comprare può essere utile. Vedremo, per ora il percorso è stato abbastanza positivo, la squadra mi è piaciuta in tutte le partite che ha disputato finora, tranne una magari che ci poteva stare un po' di stanchezza vista la preparazione. Però sono contento perché queste partite che tutti danno per scontato, poi invece a complicarle ci vuole un attimo. Dopo il Bortolotti, più o meno un mese fa, mi ha detto Livaia, guardiamo nel tempo, era la prima partita esterna a sinistra, stasera due gol, sempre giocando in quella posizione, sembra ormai il padrone del ruolo, mi sbaglio? Guardiamolo nel tempo, perché abbiamo cominciato da due mesi, insomma, non è che possiamo avere già tutte le certezze in mano, è chiaro che lui si sta applicando molto, sta facendo molto bene, specialmente facendo quel tipo di giocata che ripetiamo costantemente, perché lui quando viene dentro il campo, poi partendo però a largo riesce con il calcio che ha essere devastante, quindi l'ha fatto molto bene nel primo gol e addirittura meglio nel secondo. Secondo è un gran bel gol quel taglio di Baselli per De Luca, è un'Atalanta sempre più giovane, guardiamo chi ha segnato, guardiamo gli assist, si dice tanto di questa Atalanta come età media, ma in realtà vive di queste giocate dei suoi giovani. Ma io non guardo la carta d'identità, io guardo chi gioca, non mi frega niente se ha 20 anni o se ce n'ha 50, se può giocare gioca, se no, l'ho detto sempre, se non può giocare non gioca, quindi per me non c'è nessun problema, Baselli piuttosto che Gagliardini, piuttosto che Jeres, fanno parte di una rosa, fanno parte dell'Atalanta e sicuramente non avranno nessuno privilegi o bonus soltanto perché è giovane o soltanto perché è esperto, io faccio giocare chi mi mette